Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un paio di auricolari targati Jabra. Parliamo di una soluzione cablata pensata per chi ama la buona musica, vuole avere un buon prodotto per ascoltare la propria musica con anche un buon feeling da un punto di vista dei bassi, per esempio, di prodotti, senza però svenarsi nel momento in cui va appunto ad acquistare una soluzione auricolare. Nello specifico di listino, il Vox è piazzato sui 99 euro. Io ho visto alcune offerte online che si aggirano sugli 80-85 euro. Quindi praticamente per un'ottantina di euro vi portate a casa questa soluzione auricolare. Come vedete, la parte audio che voi poi andate ad inserire all'interno del vostro orecchio è compatta, assolutamente adattabile, perché poi ci sono anche le cuffie utilizzabili per il vostro padiglione acustico di dimensioni diverse, quindi potreste trovare tranquillamente la dimensione a voi più congeniale all'interno del set di cuffiettine extra. Il connettore a 90 gradi, ottima cosa perché così occupa appunto poco spazio, perché uscendo praticamente dal telefono, funziona per esempio con iPhone, funziona con LG G2, uscendo dal telefono esce e forma praticamente un angolo di 90 gradi che vi va quindi a occupare meno spazio in tasca, visto che adesso appunto i telefoni, come potete apprezzare, in questo caso appunto l'LG, parliamo di 5 pollici abbondanti di diagonale, quindi diventano oggettivamente corposi da infilare in tasca. Quindi il connettore a 90 gradi vi aiuta appunto nell'utilizzo di queste soluzioni. Come potete apprezzare, il tutto è dotato anche di sistema di telecomando a distanza, diciamo, quindi potreste tranquillamente tenere il vostro telefono in tasca e gestire l'audio. Immaginiamo per esempio di prendere l'iPhone, ci colleghiamo l'auricolare e con i tradizionali due tocchi o tre tocchi possiamo per esempio sulla parte del telecomando possiamo andare a cambiare traccia selezionando semplicemente quella successiva oppure quella precedente. Ovviamente possiamo mettere anche in pausa, ovviamente possiamo rispondere alle telefonate, ovviamente possiamo gestire il volume perché sempre sul telecomando, che adesso andiamo a zoomare un attimino per vederlo in dettaglio, troviamo essenzialmente i comandi appunto a bilanciere del volume. Per quanto riguarda la soluzione in questione, quindi vi permette per un'ottantina di euro, perché appunto come si diceva di listino è 99, ma si trovano offerte online tra gli 80 e gli 85 euro, vi permette di portare a casa una soluzione buona da un punto di vista della riproduzione acustica. Vediamo adesso di concentrarci un attimo sull'auricolare in sé. Buona dal punto di vista della riproduzione acustica, quindi anche con musica di tipo hip hop, rap, dance, pop, house, riuscite quindi con i generi più spiccatamente moderni, riuscite ad apprezzare una gamma acustica assolutamente rispettabile. I bassi ci sono, quindi la parte del basso riesce ad essere trasmessa al vostro timpano in maniera piuttosto fedele, come anche il resto della gamma, appunto, spalmata sulla fascia media e sulla fascia acuta del range, normalmente riprodotto appunto dal supporto audio. Normalmente, appunto, ci riferiamo a un telefono, visto che la maggior parte delle persone ormai utilizza il telefono anche come lettore musicale. Per quanto riguarda JabraVox, quindi, come potete apprezzare, risulta essere molto utilizzabile anche grazie a un paio di magneti. Vediamo adesso di farvi vedere proprio il magnete che vi permette in pratica, vedete, di agganciare l'auricolare e vi permette in pratica di minimizzare la possibilità che si ingarbuglino. In questo modo riuscite inoltre poi anche ad agganciarli, per esempio, durante un trasporto, durante un utilizzo, perché non sempre potrebbe per voi essere necessario avere entrambe le orecchie impegnate nell'ascolto della musica. Immaginiamo, per esempio, una soluzione: andate in bicicletta, andate a pattinare, andate a effettuare un'attività dove vi serve comunque sapere un attimo in dettaglio cosa succede intorno a voi per evitare magari di finire sotto un tram, e
e in quel caso potreste per esempio utilizzare la presenza del doppio magnete per appunto parcheggiare un auricolare e ascoltare musica solo da un orecchio, oppure durante una telefonata. Non serve avere la persona, l'interlocutore in stereo, potreste tranquillamente utilizzare un orecchio solo. In questo modo riuscite quindi ad appendere il vostro auricolare in maniera assolutamente comoda anche appunto durante l'utilizzo. Per quanto riguarda il telecomando, come potete apprezzare, io posso andare in pratica a selezionare, abbiamo un piccolo spazio per il pollice, come si può apprezzare, abbiamo appunto il tasto che permette di mettere in play pausa e permette di rispondere alla telefonata, e abbiamo il bilanciere del volume, quindi possiamo gestire appunto, come si diceva, il volume. Per quanto riguarda la finitura, io l'ho trovata particolarmente comoda, parliamo proprio della finitura in gomma che ricopre questa soluzione. Nel momento in cui per esempio fate attività sportiva, quindi per esempio andate a farvi la corsetta la mattina, la sera, la soluzione in gomma in questione, a differenza di altre soluzioni in gomma presenti sul mercato, ho visto che tende meno ad attaccarsi per esempio al collo di chi utilizza questa soluzione. Gli auricolari, quelli dedicati ecco all'ambito sportivo, generalmente hanno una realizzazione che si appende proprio all'orecchio, per esempio immaginiamo i Jabra Sport. In questo caso, avendo una soluzione che appunto va ad inserirsi solo all'interno dell'orecchio, se andate a realizzarvi appunto la corsetta mattutina o serale, questo auricolare tende ad attaccarsi meno al vostro collo e quindi tende a far cadere molto meno spesso gli auricolari. Questa cosa diventa quindi assolutamente confortevole ed è un pregio, secondo me, da sottolineare, anche poi la capacità di durare di un auricolare di questa natura. Noi l'abbiamo impiegato, sì, in diverse occasioni, l'abbiamo tranquillamente trasportato senza particolari precauzioni all'interno di giubbotti o di borse. Non ha mai dato segno di cedimento, non si è rovinato, come potete apprezzare da un punto di vista estetico è pressoché perfetto, non ha righe, non ha scheggiature, cioè è davvero come appena uscito dalla confezione. Considerate che appunto l'abbiamo utilizzato in maniera massiccia da diverso tempo, così appunto da permettervi quasi una recensione sul lungo periodo. Per quanto riguarda appunto poi la finitura, come potete apprezzare, lo stesso sdoppiatore, in questo caso realizzato ad Ypsilon, è particolarmente sottile, tuttavia robusto anche per trazioni consistenti, e vi permette praticamente di sdoppiare il segnale in modo tale che ogni orecchio sia grosso modo autonomo, ma vi permette anche appunto di gestire il redirect delle informazioni al vostro microfono e nel caso specifico anche al telecomando. Detto ciò, questi auricolari in-ear portano un'impedenza di 16 ohm, hanno una sensibilità sui 120 e vi danno una risposta usualmente in grado di coprire la fascia 20 Hz, 20 kHz. Per quanto riguarda il peso, sono meno di 20 grammi, 17 per essere precisi, e parliamo di 1,20 m di cavo. Questa soluzione, tra le altre cose, porta anche in dote, come dimensione appunto del driver impiegato, una soluzione appunto da praticamente 9 mm, 8.6 se non vado errato. Per la soluzione in questione, quindi da un punto di vista del design come della finitura, vi abbiamo già fatto una panoramica. Vi trovate l'unboxing del prodotto già online, la galleria fotografica già online del prodotto. Ovviamente da un punto di vista estetico può piacere o meno, da quel punto di vista noi non diamo mai un giudizio oggettivo, perché è bello ciò che è bello in pratica. A me personalmente piacciono anche da un punto di vista della finitura estetica, al tatto è assolutamente piacevole. Chiudiamo questa panoramica su JabraVox ricordando che all'interno della confezione c'è un tagliandino che vi permette in pratica di andare a utilizzare il codec Dolby Digital Plus, che trovate gestibile attraverso per esempio un'applicazione. Prendiamo nel caso specifico l'App Store, potete andare sull'App Store, scaricarvi un'applicazione, utilizzarla e in pratica andare a sfruttare questa esperienza d'uso alternativa, ossia utilizzare appunto questa soluzione, il Dolby Digital Plus, in ear attraverso un'applicazione che vi permette in pratica di funzionare come fosse un equalizer personalizzato.
Questo secondo me è un pregio assolutamente da sottolineare della soluzione in questione, soluzione appunto che già di default funziona in maniera egregia. Se andate poi ad accoppiarla con l'applicazione che già avrà pensato per un utilizzo avanzato di questo Vox, secondo me davvero fa centro. Ovviamente siete liberissimi di giudicarla come preferite, noi vi abbiamo dato semplicemente un'opinione in merito e insomma speriamo che come al solito vi sia gradita. Se comunque vi restano dubbi, domande e curiosità, noi come sempre siamo a vostra disposizione. Io per il momento concluso, davvero bel prodottino, Jabra si conferma quindi un'azienda assolutamente di riferimento per il comparto audio. Tutti i contatti li trovate in fondo al video. Siamo sulle principali piattaforme social, pertanto se ancora non ci seguite iscrivetevi in massa, seguiteci anche su formobiles.info. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzino.